Benvenuti a questo nuovo video nel quale vi voglio presentare uno strumento che permette di recuperare dei file laddove sono stati cancellati inavvertitamente oppure è successo qualche danno ad un disco, una penna USB sul quale avevate appunto dei file che non volete perdere. Questo strumento si chiama Scalpel. Come per tutti questi strumenti, non c'è la garanzia assoluta del recupero di questi file tutto dipende dallo stato del disco della penna usb con la quale volete lavorare con questi, questi strumenti e anche dallo stato di letture e scritture su questo disco penna usb dalla quale volete recuperare i vostri file um, perché come saprete è essenziale per poter recuperare i file come regola fondamentale diciamo così è essenziale smettere di usare questa penna usb o questo disco eh, non appena vi accorgete che avete perso delle informazioni e volete recuperarle ecco perché eh, continuando a scrivere ad usare queste, queste unità di archiviazione dati rischiate di appunto di sovrascrivere lo spazio disco sul quale c'è appunto ci sono i, i file i documenti che volete recuperare e diciamo che Scalpel è uno degli strumenti che esistono per, per effettuare questo tipo di operazioni e da scopi simili appunto o risultati che possono essere paragonabili o simili a un tool che io ho già presentato in video passati, eh, che si chiama PhotoRec, per esempio. Ecco, eh, in effetti ho parlato di video passati perché eh, sono passati circa due anni da quando ho creato una serie di video che vedete qui sullo, sullo sfondo del video appunto, di questo video che state guardando e li ho raggruppati questi video in una playlist sul mio canale chiamato, chiamata protezione recupero dei dati nel quale appunto parlo anche di fotorecche altre, e altre opzioni per proteggere e recuperare e salvare i nostri dati ecco um, come ho detto <clears throat> dopo quasi due anni mi è capitato come dire sott'occhio questo scalpel e ho deciso di creare un video ulteriore da aggiungere a questa playlist così per, per completezza di informazione per mostrarvi che oltre a Fotore ci sono anche altre opzioni di questi strumenti particolari allora, ehm, nei repository di Ubuntu eh, per intenderci nell'Ubuntu Software Center tra virgolette normale c'è una versione di Scalpel che non è proprio l'ultimissima quindi va benissimo, eh? per carità non è che non si può usare, ma se volete avere una versione più aggiornata di Scalpel e di conseguenza con la possibilità di riconoscere più tipi di file, cioè un'ampiezza un, un maggiore di tipi di file riconosciuti e ricercati da questo strumento, ehm, potete aggiungere ai vostri repository questo, PPA che appunto vi permette di installare l'ultima versione più aggiornata di Scalpel nella vostra Ubuntu. Ecco come si installa, come si aggiunge un archivio PPA e come si installa eh, il software che desideriamo installare. Eh, ormai è da parecchi video che vi mostro questa serie di tre comandi da terminale che sono diciamo così la via più rapida, più spiccia per ottenere questo risultato non passando attraverso qualche interfaccia grafica che comunque è più lenta di questi comandi. Quindi mh, vi lascerò come sempre questi comandi nella descrizione del video, basta che facciate un bel copia e un incolla un, un vostro terminale che nel frattempo avrete aperto. Uno dopo l'altro questi tre comandi nella sequenza, il primo vi chiederà sicuramente la password di, di amministratore, voi inserite la vostra password, eseguite, aspettate che finisca, il secondo copia e incolla, il terzo copia e incolla e vedete proprio l'ultimo comando installerà Scalpel all'ultima versione più aggiornata. Ecco, questi ormai non vi mostro più come funzionano, un po' perché io ho già installato Scalpel, un po' perché sono facili. Eh? Copia e incolla, eseguite, è fatta. Una volta che, eh, ripeto, ehm, Piccola parentesi, ripeto: non siete obbligati ad usare l'ultima versione di Scalpel, questo è un passo opzionale. Potete anche semplicemente aprire il vostro Ubuntu Software Center, cercate Scalpel e installate la versione che esiste nei repository standard. Ecco, è una scelta. Volete, se avete bisogno di recuperare più tipi di file, magari vi servirà avere appunto questa versione più aggiornata. Ecco, andiamo avanti a vedere come si utilizza una volta installato. Dunque, Scalpel si basa su un file di configurazione. In questo file di configurazione, che una volta installato appunto il, il software Scalpel, si trova in questa cartella, si chiama scalpel.conf, lo vedete, barra etc scalpel.conf. Se io faccio clic qua, mi si apre così vediamo questo file. Eccolo qua. Voilà. ecco questo qui e vedete che è proprio la prima riga di commento è proprio lo scopo di questo file quindi scalpel configuration file qui viene spiegato tutto quanto andiamo in giù cominciamo a far scorrere il contenuto di questo file e vedete che ad un certo punto iniziano i tipi di file che scalpel può riconoscere se gli sarà possibile riconoscerli eccoli qua vedete io ho già preventivamente per, per fare le prove che ho fatto prima di questo video avevo già ehm, liberato dal commento alcuni tipi di file vedete qua png tipicamente delle immagini o fotografie J, jpeg png ecco come fate a capire che questo tipo di file è attivo perché non c'è più il simbolo del commento, il cancelletto davanti alla riga. Vedete qui non c'è, qui non c'è i due tipi di file jpg, quindi li cercherà. Png non c'è davanti al png. Ecco, il, praticamente l'estensione del file che, che viene indicata qui nel file di configurazione di Scalpe, l'estensione del file .jpg, .gif, .png. Ecco, BM, BMP per esempio, nel mio esempio non ho necessità di cercarli, ho lasciato davanti il commento, quindi tutte le estensioni di file, i tipi di file che hanno il cancelletto davanti non verranno, verranno ignorati da Scalpel, assolutamente ignorati, mentre quelli che liberate dal commento appunto verranno cercati attivamente da Scalpel una volta che è avviato. Ecco, scendiamo e vedete, TIF, file tipo video audio ho liberato pochi tipi di file perché per il mio esempio non, non è indispensabile che andasse a cercare chissà cosa quindi mpg niente mp3 nemmeno vediamo un po se ho liberato ecco i pdf casomai ci siano dei documenti pdf da recuperare tutto il resto vedete c'è il cancelletto davanti che significa che non cercherà nulla di questi tipi di file eh? vediamo se c'è ancora qualcosa no niente quindi ho liberato pochi tipi di file ecco una particolarità dunque lo chiudiamo per il momento questo scalpel questo file di configurazione la particolarità è che ehm, quando si installa quando è installato scalpel appunto il file di configurazione si trova in una cartella di sistema quindi per essere modificato, necessiterebbe di entrare, di, di aprirlo, scusate, in modalità di amministratore che è un po' scomodo. Però la comodità, d'altra parte, sta ehm, nel fatto che scalpel permette nel, nella riga di comando per, per avviarlo di dire dove andare a leggere il suo file di configurazione. Quindi siamo liberi di metterlo da un'altra parte, praticamente questo file. Allora, noi cosa facciamo? Possiamo prendere scalpel configurazione andiamo a cercarlo <coughs> andiamo a cercarlo nella sua posizione, quindi cartella ETC, andiamo a cercare scalpel, eccolo qua. Quindi lo prendiamo da qui e ce lo copiamo, per esempio, apro che ne so, diciamo, sulla scrivania, ecco, dai, semplice sulla scrivania. Prendiamo questo file e lo copiamo nella scrivania. Adesso abbiamo un esemplare di quel file qui nella scrivania, quindi nel nostro ambito della nostra user, quindi possiamo modificarlo come vogliamo senza cedere come amministratore niente. Eh? Quindi, per comodità appunto il consiglio, per praticità, copiamo pure nella nostra home sul desktop, insomma sulla scrivania dove vogliamo noi un esemplare di scalpel.conf e da lì lo cambieremo e poi punteremo a questo file, non a quello dell'installazione, punteremo a questo file per le modifiche del caso. Quindi se apriamo eh, questo file è identico ovviamente a quello che vi ho appena mostrato, però questa volta così giusto didatticamente vi posso mostrare che, ecco, ma riallineiamo così è più facile, vi posso mostrare che qui possiamo modificare eh, questo file ecco ehm, volessi eh, inibire la ricerca dei file png ci rimetterei davanti il commento salvo il mio file ecco naturalmente essendo sulla mia scrivania posso quindi non ci serve sulla mia scrivania posso e in questo momento se io avviassi scalpel non mi cercherebbe i file png al contrario se io tolgo il cancelletto davanti mi cercherà anche i file png oltre agli altri che ho liberato come abbiamo visto poco fa io ho liberato i file di tipo jpg quindi immagini immagini png e mi sembra nient'altro a parte forse i file pdf mi sembra di ricordare ecco i documenti pdf e nient'altro nel mio caso nel mio esempio non ho liberato nessun altro tipo di file quindi una volta impostato scalpel in questo modo sulla nostra scrivania possiamo connettere il nostro disco USB, un'unità disco esterno, insomma, un qualcosa che abbiamo bisogno sul quale vogliamo lavorare per tentare di recuperare i nostri dati che abbiamo perso per un qualsiasi motivo tecnico o meno o di eh, disattenzione e apriamo appunto un terminale, eccolo qua già pronto e in un terminale possiamo usare il comando scalpel per per accedere al nostro disco la nostra pen usb e eh, fargli fare il suo lavoro per recuperare il più possibile i nostri dati ecco eh, questo è il comando ora ehm, vediamo un po' lo posso copiare così è già qui pronto nel terminale ecco qua e lo analizziamo un attimino per capire cosa fa dunque nel prima di iniziare a registrare questo video ho già connesso una piccola penna USB al mio PC che è questa, si chiama Swisscom. Vedete che eh, connessa è vuota, o meglio sembra vuota perché per un qualsiasi motivo, inavvertitamente o per errore o per problemi tecnici ho cancellato, è stato cancellato tutto il suo contenuto. Quindi sembra vuota questa penna. Eh? Vediamo nelle proprietà, vedete che eh, guardando anche le proprietà di questa unità USB vedete che non è usata a parte il, il file system il posto occupato dal, dal file system non, non c'è assolutamente nulla risulta completamente cancellata vuota questa penna ecco allora guardiamo un attimino il comando quindi sudo perché scalpel eh, per poter accedere ehm, come si dice senza limiti a questa unità ha bisogno di essere eseguito in modalità di amministratore, proprio per motivi suoi di lavoro dobbiamo precedere il comando scalpel dal comando ormai straconosciuto credo sudo, cioè super user, fai esegui scalpel, poi c'è meno c che è un'opzione che serve per fargli fare il lavoro come desideriamo noi e Possiamo guardare naturalmente queste opzioni, ecco meno C adesso così a mente, non ricordo cosa significhi, però guardando il manuale di Scalpel lo possiamo, eh, possiamo vedere a cosa serve. Ecco, se apriamo un'altra scheda del nostro terminale, facciamo manuale così, facciamo una ripassata anche di questo, quindi ogni programma installato sul sul nostro PC Ubuntu solitamente a parte rarissime eccezioni hanno un manuale che si richiama con il comando man spazio scalpel nel nostro caso ed ecco che si apre il manuale di scalpel così possiamo vedere cosa significa l'opzione -c e vediamo che -c è proprio quell'opzione che ci permette di dire Usa quel tal file di configurazione in quel tal posto e quindi non quello per difetto installato nella cartella di sistema. Ecco, è proprio il meno c, è proprio quel comando pratico che ci permette di specificare quale file di configurazione usare. Quindi Meno C vuol dire, vorrà dire configurazione. Noi l'abbiamo messo nella, sulla scrivania, eccolo qua, e quindi gli diamo il percorso della scrivania, scalpel.conf. Quindi userà quello che abbiamo modificato noi, nel quale abbiamo liberato i tipi di file che Scalpel dovrà cercare o tentare di trovare nella nostra pen USB. Poi, meno O output eh, dove mette il risultato delle sue ricerche, praticamente meno O, vedete, directory dove lui piazzerà, scriverà i file che riesce a recuperare, a riconoscere come tali e a recuperarli. E, vabbè, eh, con poca fantasia ho chiamato Pippo, sarà una cartella. Eh. Quindi nella nostra home, perché eseguiamo il comando dalla home, allora, nella nostra home verrà creata una cartella Pippo contenente il risultato del lavoro di scalpel e poi in ultimo l'ultima parte del comando è eh, l'unità disco che deve analizzare scalpel ovvero la nostra penna usb come facciamo a, ad avere questa sigla barra dev barra sd 1 per esempio lo possiamo ottenere questa sigla quindi usciamo col tasto q dal manuale Oops ecco dal manuale di Scalpel e usiamo questo comando df-h che è il modo più spiccio già che abbiamo aperto un terminale per ottenere su quale unità disco è connessa questa pennetta USB che si chiama Swisscom e vedete che è connessa qui, vedete, media Swisscom che si chiama appunto Swisscom ed è connessa nell'albero delle cartelle del nostro sistema Linux, è connessa nella cartella barra /dev/sdc1 barra ed è questo quello che ci serve che dobbiamo indicare nel comando scalpel ed è proprio quello che abbiamo fatto qui nel nostro comando. Infatti gli abbiamo detto analizza l'unità disco o in questo caso pen USB dev sdc1 quindi riassumendo, gli diciamo esegui come amministratore il comando scalpel, usando la configurazione che si trova sulla nostra scrivania, eh, scrivendo in una cartella chiamata Pippo tutto ciò che riesce a trovare e distinguere fra i tipi file che ti ho detto io di cercare qua dentro e appunto analizzando l'unità disco c 1 A questo punto spiegato cosa fa il comando, facciamo semplicemente enter, aspettiamo il risultato. Ovviamente, più grande sarà il disco, più ci metterà, più saranno i tipi di file che gli chiedete di ci cercare, più ci impiegherà come come tempo di esecuzione e questa è una piccola pen USB, non dovrebbe metterci molto, quindi proviamo, facciamo enter. Ecco, ci chiede la password, ovviamente, perché è un comando da amministratore, quindi metto il mio la mia password, sperando di non sbagliarla come sempre. <ride> ecco qua, è partito. Io vedo lampeggiare la lucina della mia pen USB, intanto vedete che sta lavorando Scalpel sta facendo il suo lavoro. Ok? Quindi ha preso in pasto il file di configurazione che noi abbiamo opportunamente preparato liberando i tipi di file che deve cercare. Avrà già anche creato, penso, la cartella Pippo. Eccola qua, cartella Pippo. E in quella cartella Pippo starà scrivendo tutto ciò che riesce a riconoscere secondo i tipi di file in questa penna che sembra vuota. Adesso vediamo se trova qualcosa. Naturalmente, come ho detto all'inizio del video e come ho già detto anche più di due anni fa nei video che si trovano in questa playlist del mio canale, non c'è una garanzia assoluta che i nostri documenti vengano effettivamente ritrovati da questi strumenti. Sono degli strumenti che ci danno una certa discreta speranza, almeno di recuperare, se non altro in parte, i nostri documenti. Come sempre... Il modo migliore per non perdere i propri dati è quello di salvarli spesso eh, con un qualsiasi sistema di backup che sia su un disco esterno che sia in una cloud che sia da qualche parte ma il vero modo per non perdere i propri dati è salvarli e di certo quella è la garanzia per non perderli, non la garanzia non è data garanzia assoluta da questi strumenti, questi strumenti sono proprio diciamo quando siamo tra virgolette la disperazione, ci attacchiamo speranzosi a uno di questi strumenti, però eh, il vero consiglio utile è salvare i propri dati. Allora vediamo che è arrivato quasi a metà, eh, nel frattempo visto che il video praticamente Quasi al termine, una volta che Scalpel ha finito il suo lavoro, eh, resta nella mia scaletta restano solo <coughs> tre link eh, come spesso faccio per i miei video, metto anche dei link per approfondire o per valutare meglio gli strumenti o software che io presento, e vi lascio appunto anche nella descrizione del video questi link descrittivi ops, con maggiore descrizione o più dettaglio su questo tool che è scalpel ecco vediamo un po 68 69 per eh, cento questa è una piccola pen usb mi sembra così 4 giga forse 4 GB, però vedete che già così ci mette un attimino eh? mi sembra che il tempo rimanente dice che adesso manca meno di un minuto E voilà, ecco che ha concluso il suo lavoro. Scalpel, eh? vedete che nel suo, diciamo, giornale di lavoro nei suoi messaggi di lavoro ci indica che, secondo lui, è riuscito a trovare eh, 31 file che secondo lui sono JPG, ovvero delle immagini JPG. Di un, di un primo tipo e quattro file jpg di un altro tipo, rispettivamente 0 file png, quindi nessuno con quell'estensione o con quel tipo di caratteristica, quel tipo di file, due pdf di un certo tipo, zero di un altro. E, e nient'altro. Ecco, quindi è arrivato al 100%, ha fatto due passaggi di, di lavoro e ha concluso, quindi totale 31 4 35 2 37 file vedete che vi dice che è riuscito a scavare a trovare 37 file in 233 secondi quindi scalpel ha concluso finalmente il suo lavoro ecco la cartella pippo se eh, proviamo ad aprirla così com'è non vediamo molto in realtà vedete non si vede molto perché non si vede molto perché c'è questo simbolino del lucchettino simbolino del lucchettino vuol dire che questa cartella ha i diritti per l'amministratore, non per la nostra user. Questo perché? Perché scalpel è stato eseguito per forza di cose come amministratore, eh, anteponendo il comando sudo. Questo ha fatto sì che la nostra cartella Pippo di output, questa qua, venisse creata automaticamente come fosse la user di amministratore. Quindi non possiamo semplicemente aprirla come user normale perché non riusciamo, non abbiamo i diritti di vedere cosa vi è via contenuto. Quindi dobbiamo aprire la nostra cartella come amministratore, quindi via terminale o con l'opzione tasto destro che io ho installato per aprire come root una determinata cartella. Fate voi come preferite, insomma avviate Nautilus in con il comando sudo davanti per avviare. Un'istanza di Nautilus del file manager come amministratore, vedete voi come preferite. Il fatto sta che l'importante è arrivare ad aprire come amministratore quella cartella. Adesso lo sto facendo, quindi mi chiede ovviamente la password. Ecco qua, vedete che la cartella Pippo aperta come utente normale, si presenta ben diversa di quella che si presenta come, aperta come con, con i, tutti i diritti di utente amministratore ecco scalpel come suddivide i file che riesce a recuperare vedete che lui ci ha detto che ne ha recuperati 31 come jpg di, del primo tipo probabilmente sono qua eccoli qua i 31 file ovviamente i nomi originali dei file vengono persi lui li nomina eh, con dei numeri sequenziali e devo dire che fra tutti questi file non so bene cosa siano questi io non mi ricordo vediamo un po se riesco a vedere che tipo di file sia proviamo a aprire questa immagine nessuna idea di cosa sia qualche screenshot boh chi lo sa questa idem non so non mi ricordo più cosa siano una vabbè riconosco pappagallino qua una delle immagini che uso spesso anche se piccolina per fare i miei, i miei video vedete che qualcosa è recuperato eh? diciamo che la nostra penna usb qua che sembra completamente vuota in realtà qualcosa c'ha nei suoi contenuti non ha recuperato chissà che però poi del secondo tipo ecco qua un'altra cartella jpeg con qualche immagine in più vedete qua c'è, questa è la grandezza naturale, vedete che mi ha recuperato un'immagine, a foto di un pappagallo, quella di quell'altro, questa anche, vedete che questa qui invece niente, questa è probabilmente, a Scalpel l'ha riconosciuta come JPEG ma è un insieme di, di byte, un insieme di informazioni che in realtà non formavano un'immagine, però tre me le ha recuperate, vedete. I pdf non ne ho la più pallida idea se siano effettivamente dei pdf, non lo so, vedo che non li apre nemmeno, probabilmente sono tentativi andati a male. E poi qui c'è un comando, eh, cioè un comando, scusate, un file di testo mi è sfuggito nel file di configurazione ma avrò eh, liberato anche l'estensione txt per cercare i file di testo ed ecco che qui ho trovato un, un file di testo che avevo salvato su questa penna usb ecco quindi avete capito il principio di funzionamento di scalpel eh, particolarità importante da sapere appunto che Lavorando a livello di amministratore scalp cioè come user amministratore di conseguenza tutto va a finire per essere creato come amministratore quindi in che la cartella risultato è non non pensiate che quello che vedete come user normale sia il risultato finale ovvero questo perché non vedete nulla sembra tutto vuoto non ha trovato niente scalpe in realtà non è vero dovete aprire questa cartella come amministratore. Eh? quindi ricordatevi questo dettaglio ecco con questo ho concluso i link questi qui questi link ve li lascio poi in descrizione del video per approfondire ecco ho fatto anche un clic su uno vabbè, il manuale di scalpel e con questo appunto ho concluso questo video che vi ha mostrato dopo un bel po' di tempo un ulteriore strumento in più che vi dà speranza di recuperare dei documenti da un'unità di, di archiviazione che ha avuto dei problemi o che avete cancellato inavvertitamente insomma ecco quindi voilà con questo ho concluso vi saluto vi attendo al prossimo video ciao ciao